Buongiorno a tutti, è domenica 9 maggio 2021, 129esimo giorno dell'anno, 18esima settimana e alla fine del 2021 mancano 236 giorni. A Roma il sole sorge alle 4.56 e tramonta alle 19.17 ora solare, a Milano il sole sorge alle 4.59 e tramonta alle 19.40, la luna si leva alle 4.07 per tramontare alle 17.06. I santi del giorno, San Gregorio, San Beato, Eremite Apostolo della Svizzera, Sant'Erma di Roma, Sant'Isaia Profeta. Gregorio deriva dal nome greco Gregorius, Gregorius in latino, assume il significato d'essere sveglio, attento. Il nome si diffuse a partire dal Medioevo cristiano grazie al culto per i vari santi omonimi, come ad esempio San Gregorio il Taumaturgo, del III secolo, o Papa Gregorio Magno, detto il Grande, del IV secolo. Proverbio del giorno: se maggio va fresco, va ben la fava e anche il frumento. Aforisma del giorno: ogni qualvolta si desidera una cosa contro il volere di Dio, subito si diventa interiormente inquieti. Il superbo e l'avaro non hanno mai requie, invece il povero e l'umile di cuore godono della pienezza della pace. Da Kempis. Accadde oggi, 1978, la mafia uccide Peppino Impastato. Arrivai alla politica nel lontano novembre 65, su basi puramente emozionali. A partire, cioè, dalla mia esigenza di reagire a una condizione familiare divenuta ormai insostenibile. Parole dal diario di un trentenne che con il coraggio della verità e la forza delle idee ingaggia una lotta impari contro il male che è dentro e fuori la sua vita. Sepolta da coincidenze storiche, silenzi e omissioni, la sua storia è patrimonio della cultura, della legalità. Sei nato oggi? Hai un'intelligenza acuta e quando vuoi sai usare le parole con rara abilità. La tua professione potrebbe essere legata alla comunicazione, ma per riuscire a affermarti dovrai superare l'introversione che ti caratterizza e curare le pubbliche relazioni. In amore avrai la fortuna di incontrare qualcuno che ti amerà appassionatamente e per sempre. Compleanni famosi. 1939 Giancarlo Caselli, noto magistrato italiano, è stato un protagonista di primo piano della lotta al terrorismo e alla mafia. Piemontese di Alessandria, dopo la laurea in giurisprudenza, con una tesi pubblicata dalla rivista di storia del diritto italiano, nel 1964 si avvia la carriera accademica, in qualità di assistente all'Università di Torino. Tre anni più tardi vince il concorso in magistratura e diventa giudice istruttore penale presso il Tribunale di Torino. Scomparsi oggi, 1978, Aldo Moro. Protagonista di primo piano della storia politica del Novecento, viene ricordato come uno dei più insigni statisti d'Italia. La sua tragica fine segnò uno spartiacque nella lotta al terrorismo di matrice politica e negli equilibri politici nazionali. Se avete anche voi notizie e curiosità da segnalarci, fatelo come sempre a info@via1tv.it o via WhatsApp al 389 25 66 296. Grazie per essere stati con noi. Ancora buona domenica dall'Almanacco e arrivederci a domani.